366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 6 gennaio, il battesimo del mare. Quando il padre di Charles Darwin seppe che suo figlio si voleva imbarcare come naturalista su una nave del governo per fare il giro del mondo, rimase malissimo. Pensò che era soltanto una scusa per continuare a far niente, cioè a raccogliere sassi, conchiglie, foglie, insetti. In più, il governo non dava a Charles uno stipendio per quell'incarico, gli forniva solo pallottole e polvere da sparo. Lui doveva provvedere all'equipaggiamento, fucile compreso, e pagare una retta di 30 sterline l'anno. Ma alla fine Darwin partì su una nave che aveva il nome di un cane da caccia, la Beagle. Lui aveva 22 anni, il suo comandante ne aveva 26. Era un'avventura da giovani. Partirono il 27 dicembre del 1831. Avrebbero dovuto star via 2 anni. Tornarono dopo 5. Charles soffrì il mal di mare per i primi 10 giorni. Poi, quando la nave tagliò l'equatore, la linea immaginaria che divide la Terra esattamente a metà, ricevette il battesimo del mare. Gli insaponarono la faccia con vernice e catrame. Lo rasarono con una sega e gli fecero il bagno in una tinozza speciale, una vela tenuta a mano per i 4 angoli, piena d'acqua di mare, su cui lo fecero rimbalzare burlandolo. La nave arrivò alla Terra del Fuoco e risalì verso l'equatore. Fece sosta alle Galapagos, le isole stregate della leggenda. Charles poté raccogliere sassi e altre cose a volontà. Al ritorno, il 4 ottobre 1836, aveva con sé un tesoro, ma ancora non lo sapeva. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.